Siamo pronti a partire con un intervento funzionale presso il cimitero di Rosciano dopo le tante segnalazioni che ci sono arrivate da parte dei cittadini che in questo periodo hanno generato un problema sul tetto, un problema di infiltrazioni che prevede la sostituzione di una guaina per la quale noi mesi fa abbiamo già stanziato 200.000 euro. È un intervento di carattere straordinario, è un intervento grazie al quale oggi le infiltrazioni che ci sono sul padiglione 5, sulla tromba delle scale ma anche sui diversi piani e quindi portano un notevole disagio ai cittadini che vanno a far visita ai propri cari, ecco, questo troverà una risoluzione. È un intervento che partirà subito dopo la commemorazione dei morti e sul quale abbiamo lavorato proprio per raffinare il progetto e far sì che questo sia rispondente a quello che poi era il problema stesso. Nello stesso tempo partirà anche, diciamo, stiamo lavorando su un altro progetto molto importante di riqualificazione e rigenerazione, quindi di una messa in sicurezza della struttura presso il cimitero urbano, laddove sempre con un intervento di manutenzione straordinaria interverremo su una parte del quadrilatero a sinistra, come diciamo rispetto all'accesso in via della giustizia è proprio in prossimità. Si tratta appunto di un rinforzo strutturale di quella che è la parte perimetrale del loggiato, che contiene tombe sia familiari ma anche singoli loculi, laddove appunto andremo a sanare tutte quelle parti di calcestruzzo che oggi sono danneggiate, ma anche tutti quei ferrami evidenti che rappresentano poi un problema. Capite che sono due interventi importanti, parliamo complessivamente di 700.000 euro che come amministrazione abbiamo deciso di investire lì, oltre che tutta la progettazione di un nuovo padiglione che è previsto per il cimitero di Rosciano, sul quale stiamo andando avanti con la progettazione stessa, proprio perché ahimè si necessita di ulteriori spazi. Questi sono luoghi di forte dignità che è vero vanno preservati e vanno sicuramente mantenuti nel tempo, perché sono luoghi di preghiera, luoghi di ritrovo e luoghi dove i nostri cari hanno poi una continuità.